è stata presentata a Goodwood al Festival of Speed. Adesso fa il suo debutto qui al Salone di Francoforte 2017. Siamo allo stand Porsche e quella qui dietro è la 911 più potente di sempre. L'avrete vista, è la 911 GT2 RS, l'ultima nata in casa 911. 700 cavalli, 750 Nm di coppia, per uno 0-100 che si copre in appena 2,8 secondi. C'è tanto carbonio, lo vedete, il cofano, le prese d'aria sopra i parafanghi anteriori, anche davanti, il tetto, specchietti e ancora poi tutta la parte e le superfici alare posteriore. Questo perché la GT2 RS fa segnare 1500 kg sulla bilancia, che scendono a 1470 se si ordina con il pack Weissach. Beh, signori, che vi devo dire, è un'opera d'arte questa macchina. A me fa battere il cuore solo a vederla così parcheggiata, ferma. Voi pensate che cosa può uscire da quegli scarichi lì dietro? Cerchi con dado centrale, ovviamente, freni carboceramici, ovviamente, e poi tutto il meglio della produzione Porsche qui in quest'auto. Sotto il cofano il 3.8 biturbo e, come vi dicevo, signori, 700 cavalli. Ma siete curiosi di vederla dentro? Beh, io sì, salite e guardiamola insieme. Oh, eccola qua, la GT2 RS. Mica emozione! Allora, si parla di cambio doppia frizione, non c'è il manuale. La cosa bella è che in questo caso, come anche nell'ultima produzione GT3, il cambio fortunatamente è stato invertito negli innesti, per cui si scala in avanti e si inseriscono le marce tirando indietro. E poi bellissimo il volante, e stupende sono, non so se le vedete, le palette, i pedal per cambiare marcia, tutti in carbonio. E qui, ragazzi, si respira aria di corsa. Bellissimo il volante, completamente in alcantara, come in alcantara è la parte centrale dei sedili, per tenervi belli incastrati dentro e non farvi scivolare nelle accelerazioni più violente. E poi, vabbè, qui dietro c'è la gabbia roll bar, perché ovviamente i sedili sono, direi, superflui. È veramente cattiva. E fa impressione vederla dal vivo, è veramente bellissima. Trazione posteriore, il prezzo a questo punto davvero davvero esorbitante, si parla di 293.000 euro, che in effetti per una 911 sono tantissimi, però devo dire che li vale tutti perché c'è tanta tecnologia dentro. E voi che cosa ne pensate della 911 GT2 RS? Può essere lei la regina tra le super sportive qui al Salone di Francoforte 2017? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, mi raccomando, e al prossimo video.